Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Solo Rosanero e siamo tornati con la Master League con il Palermo su PES 2020, l'ottavo episodio. In questo episodio andremo a affrontare il Cosenza, il Benevento e l'Empoli. Un'altra partita a sorpresa che il calendario non ci fa vedere. Il Palermo, dopo l'ultima partita che ha giocato, ha vinto. Nell'ultimo episodio abbiamo fatto 4 vittorie consecutive, abbiamo vinto tutte. E con questa striscia positiva di 4 vittorie consecutive siamo andati a finire lì, nella top 3 della Serie B. A meno 1 dal Frosinone, che è a meno 2 dal primo posto, quindi il Reggino e il Frosinone devono perdere oppure pareggiare, noi dobbiamo vincere. Detto questo, ci possiamo vedere in campo contro il Cosenza. È tutto pronto al Marulla di Cosenza. Sta per cominciare la sfida tra Cosenza e Palermo, la sfida valida per la Serie B, non mi ricordo la giornata ovviamente. Dunque, squadre in campo, è tutto pronto. Vediamo, batte il Cosenza, cominciata Cosenza-Palermo. Posso palla per il Cosenza, Monaco. C'è Crivello. Attenzione. Insigne, Schiattarella, Soriano. Ancora Schiattarella, Schiattarella, Pazzini. Floriano. Schiattarella. Floriano. C'è Schiattarella. 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 Fuori di poco. Palermo subito. In attacco con già un tiro di Schiattarella. La coppia perfetta, Schiattarella e Pazzini. E come avete visto negli scorsi episodi anche della copertina. Goda, c'è Insigne. C'è Floriano. A incrocio! Perino. La prende. La fa sua. Attenzione Perino. Come avete visto dalla scorsa partita che ho fatto vedere ieri, ovvero Palermo-Palmese su PES, c'è stata una sorpresa, ovvero la telecronaca di Manuel Mallino, ovvero il telecronista assieme a Massimo Pisciotta di Radio Time, che commentano ogni domenica quando c'è il Palermo le partite, tanto subito il Cosenza che si fa vedere in attacco. Dunque, brivido per i tifosi del Palermo. Là, ancora palla di ritorno per Pazzini. Pazzini! E Perino la prende ancora una volta. Che sta prendendo tutte Perino. Dunque il Palermo ancora una volta è vicino al vantaggio. Però Perino salva tutto. Floriano la mette su per Pazzini! Ancora una volta Perini. Insuperabile oggi Perino. Mancini. Palla per Soriano. Soriano. Schiattarella. C'è Pazzini. Pazzini. Pazzini si gira, Pazzini incrocia e ancora una volta Perin a salvare il Cosenza. Pazzini ancora, calcio d'angolo, ma è finito il primo tempo, ci vediamo dietro nel secondo. Cominciata la seconda frazione del match, e del match è cominciato il secondo tempo di Cosenza-Palermo. Pazzini. Scambio con Floriano. Sbaglia poi Pazzini che si fa togliere il pallone. Perin. Migliore in campo probabilmente del Cosenza. Attenzione, Pazzini. Punizione. Vediamo Bengston cosa sa fare da qui. Vediamo Bengston. Bengston! E Perina para anche questa. Perina para anche questa. Bengston non ne sbaglia una di punizione. Cioè, lo specchio lo prende sempre. Lazar, attenzione. Mashash. Scusate, Fiordino. Ancora uno, due con Litteri. Non c'è il fuorigioco secondo l'arbitro. Litteri. Litteri. Litteri! Cosenza clamorosamente smeri, cioè non è, completamente non ha fatto un cazzo. E il vantaggio del Cosenza clamoroso al Marulla. Cosenza è in vantaggio dopo che noi abbiamo dominato, ma il portiere loro ha parato di tutto, ragazzi, credetemi. Ho tentato in tutti i modi di segnare, ma avete visto anche voi, portiere insuperabile. Schiavi. Pazzini un sacco di volte si è fatto parare la palla. Però, cioè, non è colpa sua, ma la bravura del portiere. Corsi, attaccato da dietro da Lancini, la grossa in mezzo. Crivello può far ripartire il Palermo. Poi Schiattarella. Vai il passaggio, Schiattarella. Finisce qui. Cosenza batte il Palermo per 1-0. Noi ci vediamo al Barbera per la sfida contro il Benevento. Sta per cominciare Lorenzo Barbera di Palermo, la sfida tra Palermo e Benevento. Che il Palermo viene una brutta sconfitta fuori casa, immeritatamente, contro il Cosenza. Cominciata Palermo-Benevento. Palla per Schiattarella. Soriano, ancora per Schiattarella. Soriano, scambiano i due. Soriano, rientra sul destro. Soriano, poi tocco di ritorno per Schiattarella. Schiattarella,
Schiattarella, schiattarella, è la parata. La parata del portiere, portieri insuperabili. Soriano, schiattarella. Floriano, Floriano, linea di rigore. Rientra sul destro. Floriano, Soriano, Soriano, Murato. Bankston, Bankston, linea di rigore. Bankston, Bankston, ci prova. Bruttissimo tiro. La palla finisce sul fondo, quindi è rimessa al fondo per il portiere. Ho provato ad incrociare, ma mi è venuto un tiro bruttissimo di Bankston. Bella. Però serve Pazzini Insigne. Finisce più tempo quando il Palermo sta attaccando 0-0 tra Palermo e Benevento. Il Palermo nel primo tempo ha dominato sui tiri. 4 tiri a 0. Gonzales intanto al posto di Improta è entrato. Sanogo. Insigne, palla per Pazzini. Pazzini è davanti all'aria. Pazzini è davanti al portiere. Pazzini. C'è Floriano, Floriano non può sbagliare e la mette dentro. Roberto Floriano, vantaggio del Palermo. Con il numero 20, Roberto Floriano, che fa impazzire i tifosi del Palermo. All'86esimo minuto, Palermo passa in vantaggio grazie all'azione di Pazzini, che poteva anche calciare, però ho preferito darla a Floriano, che era messo meglio di me, di Pazzini. E quindi gol del Palermo all'86esimo minuto, sblocca il match Roberto Floriano. Armenteros, uno dei nuovi entrati. Sau. Finisce la partita tra Palermo e Benevento. La vittoria del Palermo grazie al gol all'86 minuto di Roberto Floriano. Noi ci vediamo alla prossima partita contro l'Empoli. Va per cominciare la sfida tra Empoli e Palermo. La sesta che sfida la quinta in classifica. L'Empoli a meno 1 dal Palermo, quindi se vinciamo possiamo andare a più 4 dall'Empoli. È cominciata la sfida tra Empoli e Palermo. Luna. Romagnoli. Frattesi. Palermo viene da una bella vittoria contro il Benevento per 1-0 con il gol di Floriano. Attenzione, qui Romagnoli rischia. Pazzini la recupera. Pazzini. C'è Floriano. L'ha visto Pazzini. Floriano a giro ci prova. Non, Mancuso. 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 Il palo clamoroso dell'Empoli con Mancuso. Poi c'è Laribi. Laribi la mette dentro e Mancuso segna il gol dell'1-0 per l'Empoli al 42esimo minuto. Dopo che ha preso il palo, è contenta l'azione, alla fine ha messo dentro il gol dell'1-0. Schiattarella, Pazzini. Fiordilino, c'è Pazzini, c'è anche Schiattarella. Scambio tra i due. Ancora palla per Schiattarella di ritorno. Schiattarella, palla per Insigne, l'ha visto Schiattarella. Insigne. La mette in mezzo, deviato. La parata di Brignoli. Attenzione a Brignoli che rischia tantissimo. Finisce il primo tempo 1-0 per l'Empoli. Comincia il secondo tempo di Empoli-Palermo. Pazzini. Schiattarella. Pazzini. 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 Brignoli. C'è ancora il Palermo che attacca. Con la rimessa guadagnata. Doda, c'è Schiattarella, c'è Soriano, palla infatti per lui. Soriano, Schiattarella, c'è Pazzini, Pazzini, non è in fuorigioco, viene murato. Ancora Pazzini, Pazzini! Giampaolo! Pazzini! Mancava lui! E pareggio di Giampaolo Pazzini, esplode il settore ospiti del Palermo, con circa 3.000 tifosi del Palermo arrivati. Fa esplodere dunque il settore ospiti Giampaolo Pazzini, rivediamo l'azione. Con il triangolo tra Soriano, Schiattarella e Pazzini, che recupera la palla e fa il tocco sotto dove Brignoli non poteva mai arrivare. Dunque 1-1 tra Empoli e Palermo al 52 minuto. Ristabilita la parità. Luna. Pazzini per Floriano. Floriano. Floriano, Floriano viene messo a terra ma non c'è fallo. Luna. Finisce qui. 1-1 tra Empoli e Palermo. Un buon pareggio però. Vogliamo fare di più. E dunque ci vediamo all'ultima partita di oggi contro il Perugia. Tutto pronto allo stadio Renzo Barbera per la sfida che accoglie Palermo e Perugia. Il Palermo col quarto, attualmente al quarto posto, a meno 2 dalla promozione diretta. Cominciato intanto, Schiattarella. C'era Pazzini, Carraro. La gioca a buon aiuto. Insieme al Perugia. Balic.
tutta arretrata la difesa del Perugia. Capone, Capone, Capone? Ancora Capone, oh, Capone, Capone! Che gol ha fatto Capone? Non è riuscito a prenderlo nessuno. Dunque, Perugia in vantaggio. Al 12° minuto. Soriano. C'è Pazzini. Palla infatti per lui. Pazzini, Pazzini, Pazzini! Giampaolo Pazzini! Al 14° minuto, dopo 2 minuti, rimette tutto in parità subito. C'è bastato, ci sono bastati 2 minuti e il Palermo è di nuovo in vantaggio. E pareggia subito il Palermo. Con Giampaolo Pazzini. Sempre lui, la mette dove il portiere non potrà mai arrivare. Giampaolo Pazzini dunque, Palermo 1, Perugia 1. Igne. C'è Pazzini, palla per lui. Pazzini col sinistro! Fuori di pochissimo, Pazzini vicinissimo al gol con un altro assist di Insigne. Stavolta a pallonetto, Pazzini che stava provando a concludere al volo. Dunque, Palermo vicino al vantaggio con Pazzini. Pazzini, eccolo qui, Insigne, Insigne, Insigne! No, dai, non può segnare, incredibile ragazzi, questo ragazzo. Incredibile, non riesce, non riusciamo a far segnare Insigne. Vicinissimo al gol, in più di un'occasione anche nella scorsa partita, ma niente, davanti alla porta non riesce a segnare. Buon aiuto. Bankston. Finisce il tempo, 1-1 tra Palermo e Perugia. Ci vediamo al secondo. È appena cominciato il secondo tempo di Palermo-Perugia. Primo si è concluso con un brivido per il Perugia. Con due brividi, anzi, sempre dalla stessa persona, ovvero Roberto Insigne. Fiordinino, Fiordinino, c'è Insigne, c'è Insigne. Ancora Insigne, ancora davanti il portiere, Insigne, Insigne, non ci credo ragazzi, ci sto provando in tutti i modi, non riesco a farlo sbloccare. Attenzione, Floriano, c'è Pazzini, ancora Insigne, Insigne, Insigne recupera il pallone, dai che questa è la volta buona. Floriano, attenzione, c'è palla dentro per Insigne, col tocco sotto se ne è mangiato un altro. Ma come si fa a mangiarsi sti gol? Se li mangia tutti i possibili lui. Rivediamo. Attenzione qui, anche contro lo Spezia. E infatti, 2-1 per il Perugia, clamoroso. Il portiere non ci arriva mai in questi qua dalla punizione. Pazzini. Adesso dobbiamo pareggiare di nuovo. Soriano, perde palla. Quan. Ancora Quan. Falserano. Falserano, ancora Falserano, attenzione, scusate, Bankston, Soriano, ancora Soriano, 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 ancora Soriano, c'è Insigne, palla per lui, Insigne, non lo sbagliare pure questo, Insigne, 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 fermo, anzi no, Floriano, Insigne, Pazzini, Pazzini! Ancora lui, Giampaolo Pazzini, la doppietta per il pareggio del Palermo. Con Giampaolo Pazzini. Assist di. Mezzo assist di Insigne, tipo ha preso con la testa, gliel'ha passata. E Pazzini l'ha piazzata. Dunque adesso il Palermo vuole la vittoria. Al 77° minuto il Palermo riesce a pareggiare con Giampaolo Pazzini. Gomber, ex Roma. Lancini testa. Canta la partita sicuramente. Attenzione, ultima occasione per il Perugia. È finita. 2-2 tra Palermo e Perugia. Finito il video qui, ci possiamo dare al